Torna anche nel 2022 il Milano Monza Motor Show, che si rinnova per la sua seconda edizione, sempre qui in centro Milano ma anche all'autodromo di Monza, dove tutti possono conoscere le novità legate alla mobilità. Grandi assenti ma anche tanti nuovi player che si affacciano qui nella scena ormai più importante del territorio italiano, quindi andiamo a conoscere insieme quali sono le novità e le automobili e non solo che si possono vedere in questi giorni a Milano. Forse anche più della prima edizione, un fattore comune delle novità presenti al MIMO 2022 è l'elettrificazione. Tutti i modelli più recenti infatti sono ibridi o elettrici, si parte per esempio dall'Alfa Romeo Tonale, che fatta eccezione per il diesel da 130 cavalli previsto entro fine anno, è un modello solo elettrificato, con due potenze da 130 a 160 cavalli per il mid-hybrid 48 volte e il plug-in hybrid con trazione integrale con 4 da ben 275 cavalli. Rimanendo in casa Stellantis, è totalmente elettrificata per l'Europa anche la nuova generazione della Jeep Grand Cherokee, che non a caso porta il badge 4x, un logo che indica il nuovo modo di fare off-road di Jeep, che unisce le sue indiscusse capacità fuori strada a una guida elettrica con autonomia in culle elettriche di 51 km. Tripla offerta elettrificata per la Kia Niro, che ora sposa la filosofia stilistica Opposites United, stravolgendo completamente il design rispetto alla generazione precedente, mentre aumenta la tecnologia e mantiene la tripla elettrificazione con offerte di motori full hybrid, plug-in hybrid e 100% elettrico. Dal Giappone, da una parte, la nuova generazione di Lexus NX SUV di lusso, che ora ha un design più ricercato e minimal in termini di grande qualità, sistema audio Mark Levinson e infotainment completamente riscritto, e che arriva sul mercato con motorizzazione full e plug-in hybrid. Nissan invece porta la sua nuova proposta elettrica, l'Ariya SUV Coupé, iniziatore del nuovo corso stilistico e di un'ancora migliore tecnologia elettrica con oltre 500 km di autonomia. In Piazza della Scala invece, come l'anno scorso, quindi ormai una tradizione, si posizionano le auto che omaggiano la tradizione italiana, le auto sportive, Maserati, Ferrari, Pagani, sono tutte qui e meritano assolutamente una visita. In Piazza della Scala ci sono auto più particolari come la mostro barchetta Zagato Powered by Maserati, esemplare artigianale di pregio dell'atelier milanese che si ispira alla Maserati 450S del 1957, che fu definita il mostro e che viene costruita in pochi esemplari, già tutti venduti e personalizzati dai clienti. Poco distante anche la Touring superleggera Arese RH95 su base Ferrari con V8 in posizione centrale da ben 770 cavalli. Ma oltre alle auto anche cose più particolari, Hyundai per esempio, oltre alla splendida IONIQ 5, porta Spot, il cane robot realizzato insieme a Boston Dynamics, una dimostrazione di capacità tecnologica perché il robot è dotato di numerosi sensori in grado di fargli individuare ostacoli di ogni genere, persone comprese, e che gli permettono di compiere movimenti naturali, di essere comandato a distanza e di giocare. Una novità ancora più interessante viene dalla testata automobilistica Motor One, che ha creato la prima super toy al mondo, una Lamborghini Huracan realizzata insieme a Hot Wheels, la cui scritta spicca sulla fiancata e che di fatto è un modellino in scala 1:1. Motor One aveva l'obiettivo di creare un super giocattolo che riuscisse a sollecitare la fantasia di chi vorrebbe guidare davvero un'auto del genere o semplicemente di chi vorrebbe tenerla volentieri in cameretta.